ci deve avvicinare ancora di più. Buongiorno a tutti, siamo all'ITREC della Trisaia, il centro nucleare dismesso, uno dei centri nucleari dismessi d'Italia, e siamo in quello che io chiamo il cuore della situazione, la piscina con le 64 barre residue provenienti dalla centrale di Elk River del Minnesota. Questo impianto doveva funzionare per studiare il riprocessamento di queste barre, poi il referendum del 1987 ha bloccato tutto. Con me ci sono degli ospiti, l'ingegnere Michele Gigli, sono responsabile della disattivazione del sito Trisaia della Sofin. L'ingegnere Paolo Tagliaferri, sono responsabile dell'ingegneria della Sofin. Vi invito a alzare un po' la voce perché altrimenti abbiamo problemi di audio. Ingegnere Gigli, siamo qui davanti a questa piscina. Io ho detto che il cuore dell'impianto, è vero oppure no? Nel senso che uno dei tre punti da sistemare per il decommissioning, uno è lo stoccaggio a secco delle barre Elk River a Quanticina nei caschi che abbiamo visto precedentemente. Ecco, spieghiamo cosa sono questi caschi. Questi caschi sono dei grossi contenitori ad elevata sicurezza dove trasferire le barre di combustibile irraggiato per poterle stoccare per lunghi periodi in assoluta sicurezza. Un secondo aspetto, perché sono trafilati, il secondo è il condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi che verrà fatto nell'ICTF, l'impianto cementazione prodotto finito che Sogin costruirà, abbiamo visto già il deposito collegato, e il terzo punto è la sistemazione dei rifiuti pregressi. Risolte questi tre problemi, il decommissioning del sito è praticamente completato. Fermiamoci ancora alla piscina. Qui ci sono 64 barre di ciclo di combustibile esaurito, uranio, torio, e c'è del liquido. Che fine fa? Come funziona questo? Perché c'è bisogno di questo liquido attorno a questa piscina? Perché c'è bisogno? Una volta in passato, quando gli elementi erano appena usciti dal reattore, era necessario anche per motivi di raffreddamento. Adesso c'è semplicemente funzione di schermaggio, cioè da impedire che le radiazioni che emettono questi elementi siano pericolosi per gli operatori. Questo impianto è tutto in sicurezza? Adesso io la domanda gliela faccio, so già la sua risposta, però la domanda gliela devo fare. Siamo tutto in sicurezza qui, ingegner Gigli? La risposta è assolutamente sì. Ricordo che però c'è un ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione che vigila sulla nostra attività ed è un ispettorato indipendente dall'esercente e possibile. Quante scorie ci sono nell'ITREC della Trisaia in termini di metri cubi? Mi sembra circa 2000, però siccome non sono qui da tantissimo mi riservo di rispondere successivamente con i dati alla mano. Ecco, però dobbiamo anche dire che qui diventerà tutto scoglio. Dove siamo noi, anche questo pavimento, questi muri, eccetera, saranno scorie radioattive. È vero o no? Non necessariamente. I materiali di costruzione e buona parte delle strutture dell'impianto potranno essere decontaminate, tolta la radioattività e smaltiti come rifiuti convenzionali. Solo una piccola parte diventa poi, più che scoria, mi piacerebbe il termine, rifiuto radioattivo, che una volta condizionato potrà essere smaltito in sicurezza nel deposito nazionale. Lei mi ha detto che qui è tutto in sicurezza, però proprio io ho descritto degli incidenti che sono accaduti qua. Vi dico quelli che mi ricordo più eclatanti. Nel 2014 l'anomalia alla fossa irreversibile. Nel 2018 i NOE, con la procura di Potenza, sequestrarono le tre vasche di contenimento dei liquidi e la condotta al mare. Nell'estate 2023 è stata sequestrata anche una condotta al sito. Come stiamo con queste tre situazioni? La prima durante la fossa irreversibile è stata un'anomalia di percorso, nel senso che c'era presenza di liquido non prevista che si è sversato durante le operazioni, ma questo liquido è stato recuperato, la zona è stata bonificata e quindi l'anomalia è conclusa senza conseguenze. Circa le vasche, mi risulta le stesse siano state sequestrate, per ragioni di tipo convenzionale, non per la presenza di radioattività, per la presenza dei contaminanti della falda, cloruro, tricloro, eccetera, eccetera, tra l'altro non dovute all'attività dovuta a Sogine, quindi fatta addirittura da Sogine non c'era, e quindi non ha nulla a che fare con la sicurezza nucleare. Sì.
E questa condotta sul Sindhi dell'estate scorsa? Quella della condotta mare? La condotta, a me risulta che è stata sequestrata una condotta che scarica nel Sindhi nell'estate 2023. E quella delle acque meteoriche, è stato interrotto lo scarico delle acque meteoriche sempre per motivi di legislazione convenzionale, ma anche lì dimostrate le nostre buone ragioni, l'autorità giudiziaria di posto di sequestro. Siamo ritornati alla condizione iniziale. In una situazione di perfetta sicurezza. Però questo non deve essere un invito a riposare sugli allori. La sicurezza è un lavoro di tutti i giorni, quindi la situazione è sicura ma va mantenuta nel corso degli anni. D'altronde, me lo permetta, in questa occasione dell'Open Gate abbiamo dato la possibilità a tutti gli abitanti circostanti il territorio di venire di persona a vedere e poter fare domande alle quali abbiamo risposto. E io ho colto l'occasione proprio per far vedere ai miei follower la piscina e le foto che farò metterò sulla mia pagina Facebook. Rimane un problema però, l'inquinamento del suolo del sito Enea Itrec. Cromo esavalente, tricloroetilene, due sostanze cancerogene nella falda del sottosuolo. Questo è ancora un problema. A che punto è il piano di decontaminazione? Allora, premesso che queste due sostanze non fanno parte del ciclo produttivo di Sogin e la causa risale a molto tempo prima che Sogin prendesse la gestione, come ho avuto modo di ricordare, probabilmente erano ancora i calzoni corti. Abbiamo come pubblica amministrazione, in un'ottica di leale collaborazione con le altre amministrazioni, predisposto con le nostre competenze tecniche il piano di caratterizzazione. Questo piano di caratterizzazione poi presentato alla Regione Basilicata ha visto un'azione successiva della Regione che ha mandato alla provincia di Matera di individuare i responsabili di questo inquinamento, che però tengo a precisare sono superalmente dei livelli di controllo ma non suscitano pericolo allarmismo rispetto alla popolazione. E comunque sono in corso ancora la bonifica di acque sotterranee. La bonifica delle acque sotterranee tramite il cosiddetto impianto TAP prevede il pompaggio di queste acque di falda e il trattamento attraverso un processo di coccolazione. Che sta avvenendo, colgo l'occasione per ricordare, abbiamo trattato circa 10.000 metri cubi di acqua di falda ed è stato recuperato circa un bicchiere di tricloroetilene. Veniamo al motivo vero perché siamo qui. Questo decommissioning, una parola brutta ma forse sta per disattivazione. Denuclearizzazione, smantellamento. A che punto siamo qui col decommissioning? Abbiamo un avanzamento circa di un terzo dei lavori, ma contiamo nei prossimi anni, visto che l'ICPF verrà costruito, visto che il combustibile irraggiato verrà sistemato, visto che stiamo trattando rifiuti pregressi, a fare un passo avanti, perché lo scopo finale è restituire questa zona alla collettività senza vincoli eredità di natura radiologica. Lei mi ha fatto vedere prima con i suoi collaboratori, i suoi colleghi, il deposito che custodirà i due caschi con queste 64 barre e tutto quello che verrà fuori dalla cementificazione dei 3 metri cubi di liquidi radioattivi che abbiamo, prodotto finito. Che fine faranno poi questi manufatti? Il destino è il deposito unico nazionale, evidentemente però va individuato e costruito. Noi comunque nel frattempo li custodiamo in sicurezza. Insomma, faccio la domanda a tutti e due i miei interlocutori, la Trisania rischia di diventare un deposito oggi temporaneo ma purtroppo anche definitivo? La risposta è che finché non c'è il deposito nazionale a cui conferire questi rifiuti, l'unica soluzione è conservarli in sicurezza sui siti però dove oggi sono già presenti. Ultimissima, domanda flash, risposta flash. Si era parlato del 2035 come riporto, lei prima ha detto sarà senza vincoli. È stata usata una parola più efficace, due parole più efficaci, a Prato Verde. Qui potremmo giocare a pallone. Quando potremo giocare a pallone sul sito Itrec della Trisaia? Ci vuole ancora un po' di tempo, ci vuole almeno un decennio.
però ogni giorno un'attività che si fa, l'arrivo dei caschi, la costruzione del deposito eccetera, è un passo avanti. Il cammino è lungo, ma non siamo fermi. Alla fine si arriverà a ottenere questo, perché è un impegno, diciamo, anche di tipo etico dello Stato e verso le generazioni future. È una società per azioni dello Stato. Esatto. Grazie Isvidentine, grazie a lei, grazie anche a voi, e io saluto i miei follower, spero di avervi fatto vedere qualcosa di importante in una realtà importante per tantissimi aspetti del nostro territorio, del Metapontino e dell'intera Basilicata e direi anche delle regioni circostanti, Puglia e Calabria insieme. Grazie, arrivederci a tutti.